Allora, Matteo, raccontaci un poco questa storia del centro sociale Iso Pazza, come è nato e quali diritti civili vuole rivendicare come centro sociale. Quasi un anno fa, precisamente il 2 marzo dell'anno scorso, in cui un gruppo davvero di pazzi, perché comunque questo era un ex ospedale psichiatrico giudiziario, quindi a tutti gli effetti un carcere, che già di per sé è un posto simbolico perché era un luogo in cui ogni giorno la persona stessa veniva annullata, un'istituzione totale. In cui appunto i detenuti, che erano persone che avevano commesso dei crimini, però che erano considerati, tra virgolette, pazzi, quindi con problemi di salute mentale, venivano reclusi in queste celle che sono ancora visibili e comunque privati di ogni diritto e di ogni possibilità proprio di espressione della vita umana, come se la pazzia poi si curasse attraverso la reclusione, attraverso la negazione totale della persona. E comunque il 2 marzo abbiamo scelto di occupare questo posto principalmente perché era un posto di 9.000 metri quadri, quindi un posto immenso, potete immaginare, a Mater Dei, nel centro Infatti. storico di Napoli, ed è un posto che comunque aveva bisogno di essere aperto, di essere liberato, di perdere tutta quella storia di torture e di barbarie che ha avuto addosso. Quindi il periodo in cui abbiamo occupato non è a caso perché poi il 31 marzo del 2015 sono stati chiusi formalmente, sottolineo formalmente, gli OPG in Italia, perché comunque per esempio alcuni OPG come quello di Aversa, poco lontano da qua, è ancora aperto e si aspetta l'istituzione di queste LEMS che non sono altro poi che dei piccoli OPG in miniatura. E noi occupiamo quel periodo proprio per sottolineare e far puntare l'attenzione sull'assurdità di un'istituzione come l'OPG da un lato. Dall'altro però perché vedevamo in questo posto una potenzialità immensa, una potenzialità davvero assoluta di luogo in cui il quartiere potesse finalmente rientrare e riprendere le mani su un posto che è considerato da tutti un buco nero all'interno di questo quartiere. Perfino le signore che abitano qua davanti ci dicevano: io abito da 50 anni in questo quartiere e non sono mai entrato, non ho mai varcato la soglia di questa struttura. Ecco, l'idea che ci ha spinto a farlo era questa. Dall'altro lato anche un'idea ormai che è visibile, che c'è la necessità di un'aggregazione, ormai di ripartire dal basso per incominciare di nuovo a creare delle reti, dei collegamenti tra le persone e dei posti in cui ci si possa incontrare e provare a fare una nuova resistenza dal basso. Ed è per questo che abbiamo iniziato poi l'anno scorso e sono davvero esplosa la situazione subito. Infatti a oggi contiamo numerosissime attività, come per esempio facciamo il doposcuola per i bambini, abbiamo l'ambulatorio popolare, un ambulatorio in cui le persone possono venire liberamente a farsi dare dei consigli medici o delle piccole appunto operazioni mediche, come per esempio togliersi dei punti, eccetera, eccetera. Abbiamo tutto un settore dell'istruzione, quindi in cui aiutiamo i bambini a fare i compiti, a studiare insieme, a fare attività sociali, tutta la parte sullo sport, quindi abbiamo fondato la Popolare Mater Dei, che è questa scuola Ah, per caspita, bambini. bello. Finalmente abbiamo trovato la seconda squadra del Napoli. Esatto, che è questa squadra di bambini del quartiere che fino a un anno fa giocava per strada, invece ora gioca nel campetto e comunque stiamo tutti insieme a fare questa esperienza. Poi abbiamo tutta la parte della cultura, quindi abbiamo fondato il Teatro Popolare, che è un teatro in cui si cerca di applicare una visione diversa del teatro, che è quella poi essenzialmente contraria a tutto lo show che vediamo in giro nei teatri di oggi, in televisione, ma è un teatro che punta a ricreare una comunità all'interno del quartiere, punta anche a essere motivo di un megafono, no? Per tutte le esigenze e i problemi sociali che ci sono. Detto così potrebbe sembrare la Caritas, come posso dirti? No, Invece no, è il contrario, figurati. perché Non c'è no, nessun perché conto il corrente, concetto alla insomma. base è proprio questo, cioè nel senso il servizio sociale va bene, ok, è utile, nel senso il doposcuola per esempio è utile, però dall'altro lato noi crediamo che da queste attività sociali poi debba esserci uno scalino di consapevolezza e anche di creazione delle vertenze sopra questi ambiti. Quindi per esempio, ora sul doposcuola stiamo facendo una vertenza con le mamme del quartiere sulla questione del caro libri. Quindi tutti insieme con le mamme del quartiere
quartiere ci stanno vedendo per fare questa avvertenza, con l'ambulatorio stesso cercando di rivendicare la necessità comunque di una sanità che sia pubblica, che sia gratuita per tutti, che non sia la sanità comunque legata alle logiche che abbiamo adesso di liste di attesa immense e casomai anche prezzi alti nelle cliniche private. Quindi il concetto è sì, le attività sociali, però che siano poi strumento per rivendicare qualcosa di diverso, per creare una conoscenza anche dei problemi e rivendicarli all'esterno. Questo è un po' il concetto alla base delle attività. E si sta creando davvero una comunità immensa, cioè io lo so, davanti alla porta ed entrano anziani, bambini, professionisti, gente del quartiere, quindi... Non c'è un limite d'età, ecco, in tal senso? Non c'è un limite d'età in tal senso? No, non c'è un limite d'età, e questo penso sia uno dei punti di forza, che poi la critica che ci siamo anche fatte è che molte volte come movimenti, come realtà politiche ci chiudevamo, no? Noi stessi ci autochettizzavamo in un certo senso, invece adesso proprio ci siamo aperti e questo ci ha consentito anche a noi di imparare molto dalle persone e dalla popolazione, per questo poi lo slogan nostro è potere al popolo, perché vuol dire al di là di tutte le retoriche, vuol dire di dare il diritto di parola e di espressione un po' a tutti, che è quello che un po' sta mancando, no? in questi anni, perché molto spesso si fanno le politiche dall'alto senza poi sentire quali sono in realtà le esigenze dal basso, che chi vive forse un quartiere ha molta più consapevolezza di quali sono le problematiche e i diritti che vorrebbe ottenere sul proprio posto in cui lavora, in cui vive, in cui va a scuola. Quindi questa è un po' la storia generale, e devo dire che sta andando, cioè è un sogno, perché davvero sta andando benissimo e dei piccoli risultati li stiamo già avendo, come per esempio, vi faccio un esempio per farvi capire un po' come l'avvertenza poi può entrare all'interno della questione. C'era il problema principale della strada qua sotto, che era una strada super trafficata, in cui addirittura l'anno scorso è morta una signora perché non c'era la possibilità di attraversarla in maniera tranquilla, non c'era la possibilità neanche di tirare delle strisce pedonali, eccetera eccetera. Con un'assemblea del quartiere, con delle persone comunque che sono venute qua a chiederci una mano, abbiamo raccolto poi le firme e anche una sorta di lettera da presentare alle istituzioni, e questo poi ha portato 5-6 mesi fa al fatto che sono stati messi dei tossi e un semaforo. Ok? Questo è una piccola cosa, sembra una stronzata, però è il simbolo di come siamo messi assieme, ne abbiamo discusso, abbiamo creato mobilitazione, abbiamo creato un discorso e siamo arrivati a ottenere in realtà una soluzione reale, tangibile del quartiere. Era quel semaforo che si può premere per attraversare la strada, è una soluzione che l'hanno proposta a stessi cittadini e sono stati loro stessi a volerla e a richiedere alle istituzioni che non venivano, che non erano un orecchio di ascolto, anzi erano sempre stati un muro. Invece, mettendoci insieme, facendo rete, siamo riusciti a ottenerlo. E questo è un esempio per far capire, poi in grande si potrebbero fare molte più cose, però questo è un esempio in piccolo che però ha cambiato realmente la vita di queste persone che abitano qua. Certo, e quindi come si vede, se non c'era la nascita di questo centro sociale, cioè questo era un compito della circoscrizione, quindi correggimi se sbaglio. Quindi praticamente voi fate un lavoro certosino di grande qualità, perché date, diciamo, una spinta alla circoscrizione che dovrebbe essere attiva, invece è ferma. Quindi la mia volontà è che il centro sociale sia, come hai detto tu Matteo, un momento di aggregazione anche per gli altri quartieri, perché ricordiamo che il centro sociale sta a Mater Dei, ma deve dare sprono a tutti i quartieri di Napoli. E quindi noi speriamo che con la vostra attività e con il vostro volere certamente riuscirete a fare piccole cose, ma sono grandi cose, come hai detto tu Matteo, perché Napoli ha bisogno di questo cambiamento, cioè dei diritti che si sono scordati e vanno comunque rivendicati. Che poi sta diventando anche qualcosa che va oltre Napoli, perché per esempio ora stiamo incontrando numerosi ragazzi migranti, a proposito del nome della vostra radio, no? Radio Non Frontiere, stiamo entrando in contatto con numerose persone che naturalmente ci stanno, ragazzi e ragazze che provengono dall'Africa, dal Medio Oriente, eccetera eccetera, che ci stanno rivendicando come la situazione dell'accoglienza in Italia sia davvero tragica. Davvero tragica, nel senso che la situazione all'interno dei CAS, quindi dei centri di accoglienza straordinaria, è una situazione che rallenta davvero l'illegalità, cioè molte volte questi ragazzi non hanno i diritti
sanità, diritti a una scuola, eccetera, eccetera. E insieme stiamo cercando con un gruppo di 19 ragazzi provenienti dal Mali di reinserirli in un processo di accoglienza che sia un processo di accoglienza però dignitoso e che non sia un processo di accoglienza che in realtà garantisce soltanto i guadagni per quelle strutture private che rientrano nei processi del CAS. E questo è un problema fondamentale, perché oggi l'accoglienza in Italia viene demandata a strutture private che casomai abbiano 35 al giorno a migrante, dopo 35 al giorno si rimettono nella propria tasca, non garantendo poi i diritti che hanno queste persone che in realtà si stanno semplicemente spostando, cioè stanno cercando di spostarsi per una qualità di vita migliore, per scappare anche da situazioni assurde di guerre nei propri posti di provenienza. E arrivano qua e forse trovano situazioni peggiori, a volte in cui vengono davvero resi oggetti, no? Invece, secondo me, poi il diritto di parola, il diritto di soggettivare, quindi rendere di nuovo delle persone che sono capaci di parlare e di dire la propria, è uno dei primi obiettivi che ci dobbiamo porre per uscire. Ma ci vuole, ancora una questione del semaforo, anche di dare la parola a queste persone che vengono qua e gli viene completamente tagliato ogni diritto di parola. Esatto. Matteo, prima di salutarti, ricordiamo, ecco, ex OPG occupato, tienici innanzitutto aggiornati su tutto quello che fate per i migranti e non solo. Federico, se hai un'ultima curiosità prima dei saluti. Volevo un attimino chiaramente fare i complimenti anche a Matteo per la sua volontà di dedicarsi gratuitamente all'OPG, a tutti quanti partecipano attivamente, ciascuno nei loro campi. Chiaramente ci aggiorniamo per tenerci sempre, appunto, tra virgolette, aggiornati per successivi collaborazioni per migliorare sempre più questa nostra amata città e, perché no, per dare uno sprono anche alle altre città d'Italia, perché noi siamo in collegamento a livello nazionale e quindi è internazionale, per dare una visibilità che magari Napoli era un po', diciamo, messa da parte dal punto di vista della civiltà, perché si dà per scontato che a Napoli si butta la carta per terra, per esempio. È un'altra cosa che io odio e che vorrei che cambiasse questa città, che vedo spesso praticamente persone che in macchina buttano addirittura carte di merendine, cioè manca un senso civico. È questo che bisogna. Volevo un attimino un tuo parere brevemente e poi chiudiamo su questo. Sì, secondo me la questione è che molte volte uno c'è, come dici tu, un non voler bene ai propri luoghi, e il voler bene ai propri luoghi secondo me passa anche proprio sulla consapevolezza che il luogo in cui vivi è il luogo che tu stesso puoi determinare e che tu stesso puoi in un certo senso cambiare, e quindi aumentare questa consapevolezza è la cosa fondamentale. E ti dico la verità, quando facciamo le serate o le iniziative all'ufficio non troviamo mai una carta a terra o una cicca per terra. Questo vuol dire perché comunque si è creato un'affezione a questo posto e si è creata anche una volontà di collaborazione. Questo poi da un piccolo posto come l'ex OPC, se sì, questo senso di aggregazione di comunità si spargesse, no, in giro per la città di Napoli, credo che sarebbe migliore. Dall'altro lato però molte volte che fa questi discorsi rende un po' stereotipa, no? Certo. Il napoletano medio, la città di Napoli, credo che invece in questi ultimi anni Napoli sta dimostrando di essere una fucina davvero di energie che lavorano dal basso e stanno tentando di cambiare qualcosa in questa città. In Italia credo che sia una delle realtà più avanzate Napoli, sta vedendo che c'è proprio un fervore di cambiamento e di volontà, forse proprio perché siamo stati sempre affossati, adesso abbiamo la volontà di affermarci e di opporci, no, un po' a tutte le politiche che vengono fatte ad alti livelli. Esatto. E credo che ne vedremo delle belle nei prossimi anni. Quindi vi ringrazio, perché comunque è fondamentale il ruolo che avete voi di informazione e di controinformazione molte volte, perché è evidente come maggior parte delle notizie siano pilotate e ci tappano le ali, quindi in realtà come la vostra che comunque ci danno la possibilità di raccontare e raccontarci sono molto importanti ed è fondamentale che rimaniamo in contatto. Siamo qui per d'altronde. Ringraziamo Matteo Ciardiello e gli facciamo i più vivi complimenti per questa iniziativa, a lui e a tutti i ragazzi. Chiaramente ci aggiorniamo per i prossimi, diciamo, eventi sponsorizzati sempre dal centro sociale ISOPAZ. Va bene. Grazie Matteo. Ciao, grazie. Un saluto. Ciao.